Hai capito che video stiamo per andare a guardare, no? No. Ragazzi, ho portato mio cugino incredibilmente in un video di YouTube. Da quando è che non registravamo insieme? Circa 826 anni? 827 per l'esattezza, virgola 5 Alberto. Ok, allora, 5. Sicuramente tutti si saranno preoccupati perché hanno visto il titolo, ma ormai per chi è sveglio, se siete svegli, dovreste sapere che quando metto questi titoli significa solamente una cosa. Prima di iniziare questo video, questo signorino qua vi volevo informare che ha aperto un nuovo canale a tema Roblox. Andatevi ad iscrivere, ecco. Lo trovate in descrizione, perché la sfida è farlo arrivare a 10.000 iscritti con i primi video. Vediamo se ci posso riusciamo. Dire una cosa, vogliamo mettere un po' di pepe in più alla situazione? In questo canale c'è un video contro di te, Xiao. Esatto, è vero, esatto. A quale tu hai già reagito, tra l'altro. Esatto. Sta di fatto che andiamo a reagire a un video di Diario Segreto. YouTube mi ha reso milionario, ma nessuno sa che sono un ragazzo. Quindi proprio qua roba calda. Però anch'io voglio che YouTube mi renda milionario. Scusami YouTube, aspetta, dove che sono prendo i milioni? Sì, che prendo appunti io nel mentre. Dove sono i milioni? Scusami, cioè non l'ho capito. Comunque raga, come sempre, iscrivetevi a Diario Segreto, lo sapete, sono i nostri fratelli dalla nascita. E vediamoci sto video, Brosbod. Vai. Ciao, mi chiamo Kevin. Ho frequentato. Ragazzi, già lo sapete, saluto a Kevin nei commenti. Cos'è che ha frequentato? Intanto la facoltà di ingegneria civile. Non mi piace studiare, ma. Ok, fratello, questo è tipo proprio Dimax. I miei genitori mi hanno costretto. Sei un. Ma come? Un uomo e hai bisogno di trovare un lavoro da uomo. Come sei un lavoro e hai bisogno di trovare un lavoro da uomo? Ma che padre è? Gira col cavallo, sto tizio alla spada. Sì, esatto. A me piace disegnare. Allora disegnerai centri, convegni e hotel di lusso. Ah, certo, deve diventare un architetto, tipo, no? È un lavoro che paga bene. Mi sembrava una noia. Vabbè, in realtà è brutto, raga, però molti genitori, ahimè, sono così che ci bloccano nelle nostre passioni. Ovviamente. Ma non potevo dire a mio padre che invece di disegnare sulla carta, mi piaceva disegnare sulla pelle. Ah, gli piaceva truccarsi, quindi. Ah, il make-up. Ok. Ho inventato diversi motivi, ecco, date un'occhiata. Mi sono persino disegnato un tatuaggio sul polso. Madonna. Per fortuna mio padre non l'aveva visto. Come ha fatto a non vederlo? Cioè lo vediamo noi e tuo padre no? Vabbè, magari è un po' anziano, ha capito la vista. Va a scendere dopo un po'. Era in un'altra città e avevo affittato un appartamento lì. Mi erano sempre piaciute le dirette. Un giorno. Ah, quindi faceva le live. No, ho deciso che anche io ne volevo fare una. Tuttavia, ho capito subito che c'era un problema. La connessione? A quanto pare, le dirette più seguite erano fatte da ragazze. No, certo. Sì, ti prego, non dirla. Questa cosa è orribile, non è vero. Ma anche. In quel momento è iniziato. Allora, generalmente, purtroppo, ahimè, è ancora così perché c'è una mentalità un po' chiusa e quindi. Le ragazze, che fanno più make-up, sì, non sì, è sì. Che sono ben visti. Quindi probabilmente è vero, l'avete vero. Già capito. Quindi si è finto una ragazza per diventare famoso? Questo è proprio fregare il sistema. Travestendomi da ragazza. Il trucco e i vestiti da donna hanno funzionato. La mia voce era acuta di natura. Madonna, sì, vabbè, lei è un culo esagerato nella vita. Il reggiseno imbottito che ho indossato sotto al top ha Madonna, si è messo pure il reggiseno. Vinto tutti del fatto che fossi una ragazza. Vabbè, ci sta. Quel giorno ho iniziato a girare i video e a fare le dirette. Lo facevo per divertimento, ma. Chiaro, come tutti d'altronde. Se tipo entra suo padre in stanza mentre è in diretta. Eh no, perché lui vive in un appartamento che ha affittato all'università. Il pubblico è veramente impazzito. Le mie dirette sono finite tra i consigliati e ho ottenuto un sacco di iscritti. Ci sta, giustamente. YouTube funziona così, raga. Figo, sì, vero? Vero? Il giorno seguente sono andato in università. Probabilmente avevo un'aria soddisfatta. Beh, chiaramente nessuno però lo sapeva, perché nessuno sapeva che fosse lui lo youtuber. Che Sam lo ha notato e mi ha chiesto perché fossi così felice. Dice, va, solitamente. Non volevo parlare a nessuno del mio nuovo hobby, nemmeno. Che poi, cioè, il personaggio, l'ha detto prima anche Angelo, ma io aggiungo un plus. È tipo una specie di clone tra Michael Jackson ed Harry Potter. Non so perché sì, esatto. Ma il mio migliore amico. Pensavo che non avrebbe capito. Sono solo di buon umore, non è niente. Dopo le lezioni Madonna, sono corso a. Questa è tipo la passione per YouTube, raga. Quando andate a scuola e fate gli youtuber, correte per pubblicare i video. Succedeva anche a me quando ero piccolo. Sono trasformato in una ragazza e ho avviato una diretta. La stavano seguendo molte più persone del giorno prima. Cavoli, ero diventato famoso. Come? Da un giorno all'altro? Ma che Madonna. Fortuna ha avuto. Vabbè, sto sarà tizio. Passato tot tempo, magari. Dici? In università. Perché ero adesso che ne ha fatte numerose comunque di dirette. Beh, giusto. Magari. Sì, è vero. Non è silenzioso, ma lì diventavo una ragazza sicura di sé e disinvolta. Beh, YouTube per molti di noi è tuttora una scappatoia, no? Lo diciamo sempre, quindi sì. È bello avere un alter ego. Che cosa ne pensate? È figo, sì. Ho iniziato a fare dirette ogni sera. Dopo qualche giorno avevo 10.000 follower. Madonna. Beh. Oh, 10.000 iscritti in poco tempo? Beh, sì, eh.
Quasi, quasi come Xiao ha fame, attenzione. Tanta roba, tanta roba. Cose si sono complicate. Un giorno dopo le lezioni, i miei compagni sono andati allo skate park. David, okay, il ragazzo più figo e più tosto dell'università. Vabbè, classico. Avevo organizzato tutto. Sì. Volevo andare anche io, ma avevo in programma una diretta. Alla fine... Quindi non poteva. Sam mi ha convinto a stare un po' con loro. Non ero capace di andare sullo skate, quindi... Vabbè, se non gli piace, mi sono limitato a guardare i miei compagni, mentre continuavo a controllare l'orologio. Dopo un po' ho deciso di tornare a casa, per non fare tardi con la diretta. Aia. David se ne è accorto e ha detto... Stai andando via! Che cosa devi fare? Sì. Dico... Che voce ha? Così importante, sfigato. Oh, ma come sfigato? Ho detto che mia mamma era malata e che dovevo prendermi cura di lei. Beh, mi avrebbero creduto se non fosse intervenuto Sam. Ha detto con tono sorpreso che i miei genitori vivevano in un'altra città. Cioè, questo doveva essere un suo amico e l'ha tradito, non ci credo. Dovevo trovare una soluzione. Sì, ma è venuta qui per qualche giorno e le è venuta la febbre. Mentre me ne stavo andando, i miei compagni mi hanno lanciato degli sguardi sospettosi, ma... Madonna, sì, cioè, ha detto che sua mamma sta male, mica ha detto che deve andare a fare una rapina, cioè, ma che scuola è? Ma si sono dimenticati in fretta di me e hanno continuato a divertirsi. Ok. A casa mi sono cambiato e ho avviato la diretta. Secondo te lo sgamano alla fine? Sì. Aspettate un secondo. Ecco, c'è sempre quella cosa di dramma in più. Mi avevano menzionato in un articolo. L'ho letto e sono rimasto di stucco. Addirittura. Quanto pare ero uno degli streamer che era cresciuto di più in pochissimo tempo. Greve, beh sì, effettivamente in pochi giorni 10.000 iscritti, cioè. Un paio di giorni dopo sono stato contattato da un'azienda promozionale. Ah, ok, prima sponsor, ci sta. Mi hanno offerto un contratto. Ovviamente ho accettato. Direi. A quel momento in poi sono diventato sempre più famoso. O meglio, non io, ma Kelly. Sì, ah, ok, si chiamava Kelly il suo alter ego. Era quello il mio pseudo. Ragazzi, voi avete un alter ego? Se sì, non vi vergognate, scrivetelo nei commenti che noi accettiamo e amiamo tutti qui, eh. Pseudonimo nelle dirette. Esatto. Piacere di conoscervi. Tuttavia, un giorno, durante una diretta, ho visto in linea i miei compagni. Greve, c'erano i suoi compagni. Azione, se mi avessero riconosciuto sarebbe stata la fine. Beh sì, perché ovviamente è normale che se diventi mega famoso poi in città ti conoscono. Nella mia università c'erano dei ragazzi fighi e tosti e sapevo che non avrebbero capito. Ti immagini che questi qua in realtà si innamorano di lei? Ero così preoccupato che il giorno seguente non sono andato a lezione. Madonna. Quando Sam mi ha chiamato, ho mentito e gli ho detto che mia mamma era ancora malata. Ad ogni modo, il lunedì successivo... La poverina sua mamma gliele sta tirando di tutte e di più, veramente. Sono tornato in università. Gli studenti stavano parlando di qualcosa e stavano guardando il telefono. Nessuno mi ha rivolto la parola e mi sono calmato un po'. Poco dopo ho capito che non dovevo... Sì, perché stavano parlando di Kelly, tutti innamorati di lei. Mi sono seduto accanto a Sam, stava guardando qualcosa sul telefono, come tutti gli altri. Gli ho chiesto che cosa stesse facendo e... Non ci crederete mai. Stava guardando la mia diretta. Ovvio. Immaginati essere fan di un tizio che pensi sia uno sfigato. Guarda in realtà. Che bella. Credo di essermi innamorato. Greve. Sono quasi caduto dalla sedia e ho... Chi glielo dice che è lui? Fissato lo schermo a bocca aperta. Ma lo sapranno prima o poi. Stessi mostrando la mia ammirazione e ha ridacchiato. Non ci provare, amico. Lei mi piace ed è fuori dalla tua portata. Ma che cazzo? Ma se non sai nemmeno dove sta... A parte quello, ma poi è lui. Cioè, nel senso, non... Come fanno a non riconoscerlo? Avevo paura che qualcuno si accorgesse che Kelly ero io. Ma non penso, cioè, al massimo la gente ti dice gli assomigli, ma non poi è che... Ho capito che nessuno sospettava niente. Sì, che poi letteralmente si è levato gli occhiali e pettinato i capelli, non si sa come. È tipo make-up, transformation, esatto. Tipo quella asiatica che si cambiano la faccia. Esatto. Tempo dopo, alcune agenzie pubblicitarie mi hanno contattato. Ho iniziato a guadagnare un sacco. Che linguaggio sarebbe, secondo te, questo? Boh, l'alfabeto di The Sims. Okay. Ero ricco. Non lo ero mai stato e ho deciso di darmi alla pazza gioia. Ma... Ho comprato dei vestiti nuovi, alcuni apparecchi elettronici e ho persino realizzato un mio vecchio sogno. Così. Un giorno sono andato in università con... Con la moto. Una bellissima moto. Greve. Mo gliela rubano. Mentre se ne sono accorti tutti, i miei compagni mi hanno subito chiesto come avessi fatto a guadagnare così tanto. Caro. Hai vinto alla lotteria? Ho mentito di nuovo e gli ho risposto che avevo un lavoretto part-time. Dopo lavoretto part-time e si compra la moto. Le lezioni, lavoro proprio bello. Sì. Ho riuscito a risparmiare un po'. Un giorno sono andato di nuovo in università con la mia moto. Aia. In quel momento è arrivato David in macchina. Mi ha accolto alla sprovvista, ho perso il controllo della moto e sono andato a sbattere contro la sua auto. Contro la sua ruota, in realtà non l'hai neanche toccata, però vabbè. L'ho sfiorata, sono rimasti dei graffi e qualche ammaccatura. David si è subito messo a urlare. Sei finito! Se entro domani non mi porti i soldi per sistemare le ammaccature... Tanto quella era ricca, la macchina se la poteva comprare. Pure i graffi, finirai in un mare di guai. Mi ha chiesto una cifra altissima. Pessimo tempismo, avevo quasi esaurito i miei risparmi. Madonna. Oddio. Ho chiesto ai miei iscritti di donare durante la diretta. Non è vero che si è fatto donare per ridare i soldi al bullo, non ci posso credere. Non ci posso credere. Provate a immaginare, qualcuno mi ha mandato tantissimi soldi.
Non ci credo. Il giorno seguente ho ridato il denaro a David. Era... Cioè, ma poi gli ha sfiorato la ruota, manco gli avessi... Sì, no, ha detto lui stesso che c'era qualche graffio. Cioè, senza parole, anche lui mi ha chiesto dove avessi preso i soldi. Li ha rubati, Non sono affari tuoi, amico. Non ti devo altro. Ho risolto quel problema, ma durante la lezione ne ho dovuto affrontare un altro. E cioè che il suo amico era innamorato di lui, praticamente. Il momento che Sam mi ha detto che era seriamente innamorato di Kelly. Madonna, ma questo la stalker, la trova dove abita. Quanto era stupido. No. Mi dava fastidio, ma non sapevo come dirgli la verità. Sera ho avviato una diretta, come al solito. Avevo notato che lui. Un iscritto continuava a mandarmi dei messaggi durante... Con la foto dell'alieno, aiuto. Ogni di... Era lui, guarda. È lui il suo amico. Incredibile. Dopo le dirette mi riempiva di complimenti. Non avevo idea di... Cioè, tipo, si è fatto il profilo da stalker. Forse dal nickname non si riusciva a capire se era maschio o femmina. Non aveva neanche una foto profilo. Poteva benissimo essere Sam. Beh, Sam, però comunque stiamo parlando che lui era molto famoso, quindi effettivamente poteva essere chiunque. In poche parole, sono diventato sempre più famoso, fino a raggiungere i livelli dei content creator più seguiti. Tipo? Madonna. Le mie foto e i miei video sono apparsi su diversi articoli e gli altri influencer mi hanno proposto delle collaborazioni. Greve. Mi sono ritrovato con un agente e un'azienda partner. Chissà se ha fatto video con Xiao su Roblox. Un giorno mi hanno proposto di organizzare un incontro con i miei fan. Si è svolto nel centro città e sono... Non ci credo. Sono venuti un sacco di miei follower. È stato molto emozionante. Non riuscivo a credere che stesse succedendo per davvero. Cioè, quindi si è fatto vedere anche in pubblico e nessuno si è accorto di niente? Io ho paura che tipo succede il boom in pubblico dove tipo non lo so, lo riconosco. Alla fine mi sono immedesimato completamente nel ruolo di Kelly e nessuno ha sospettato che in realtà ero un ragazzo. Madonna, non ci credo. Alla fine dell'incontro è arrivato il momento degli autografi. Un sacco di persone che conoscevo si sono avvicinate a me. Tra non di loro c'era anche Sam. È stato strano e ho cercato di liberarmi di lui il prima possibile. Vabbè, cioè, se comunque è andata così bene, madonna. La coda si era quasi... Ma sono cieco. Cosa... Esaurita, avevo caldo, quindi mi sono tolto la giacca e sono rimasto con il top. L'ultimo ragazzo in coda era un altro mio compagno. Si chiamava Will. Ho firmato il suo quaderno e me ne sono andato con il mio agente. Okay. A casa mi sono meno male. Non avevo coperto il mio tatuaggio. Oh no. Di solito lo nascondevo sotto diversi strati di fondotinta. Quindi... accorto. Si chiamava Will. Greve, è vero. Ora lo riconosco. Si è accorto di nulla. Quella sera Sam mi ha chiamato. Mi ha parlato dell'incontro con Kelly. Non riuscivo a sopportarlo. Dopo poco l'ho salutato e ho riattaccato. Non riuscivo più a mentire. Il giorno seguente ho chiesto a Sam di vederci dopo scuola e gli ho detto la verità. Dopo qualche istante mi ha guardato e stupefatto. Poi ho capito e si è arrabbiato. Perché non me lo hai detto prima? Non voglio più vederti. Vabbè, ma come? Posso dirlo? Dirà tutto quanto a tutta la scuola, sicuro. Dici? Temevo. Sam se n'è andato senza lasciare. Dici che dice tutto? Non ho tempo di spiegare. Sicuro. Almeno in università l'atmosfera era delle migliori. Aia. Tutti continuavano a parlare di me e a chiedersi di come fossi diventato improvvisamente ricco. Dopotutto. Ah beh, certo, c'era anche quella cosa. Oltre agli apparecchi elettronici, i vestiti e la moto, avevo comprato anche un nuovo appartamento in un palazzo di molti piani. Beh, diciamo che non ti sei proprio fatto sgamare, assolutamente. Le voci sul mio conto si sono sparse in fretta e nessuno credeva più alla storia del lavoro part-time. Sì, perché ovviamente se fai il cameriere non è che ti puoi permettere un appartamento, centro New York lì. Ho dovuto pensare in fretta a qualcosa e ho detto... Tipo, ragazzi, scusatemi, non ve l'ho detto, ma rapino banche, questo è il mio lavoro. LOL. Compagni, che avevo ricevuto una grande eredità. Ovviamente quasi nessuno mi ha creduto. Dopo aver detto la cavolata del lavoro part-time... Dopodiché non è che... le cose sono persino peggiorate. Ho iniziato a ricevere delle lettere di minacce. Madonna, sì, ma... So che tu sei Kelly e svelerò il tuo segreto a tutta l'università. Vabbè, perché palese. Il suo amico sicuro l'ha detto a qualcuno. Avevo sbagliato. Palese. Ho pensato subito a Sam. Era l'unico a conoscere il mio segreto. Oppure il tatuaggio, ma... Ho provato a parlargli diverse volte, ma lui continuava a ripetermi di andare all'inferno. Madonna. Il giorno è arrivata l'ennesima lettera. Il mittente voleva dei soldi in cambio del suo silenzio. Aveva superato il limite. All'inizio volevo andare alla polizia, ma rischiavo di attirare su di me troppe attenzioni. Sicuramente. Certo. Non potevo nemmeno lasciare l'università. I miei genitori. Ma oddio, in realtà eri ricco sfondato, quindi sicuramente avresti potuto, però. E si sarebbero infuriati. Non volevo svelare la verità. Poi ho deciso di parlare a Sam. Sono riuscito a incontrarlo in mensa. Okay. L'ho spinto contro il muro e gli ho chiesto una spiegazione. Eravamo amici, perché bene. Mi stava mandando. Ora lo bacia, ti immagini che scippa assurdo. Stupide lettere. Sam mi ha detto subito che lui non mi aveva scritto niente. Lo conoscevo bene, riconoscevo. Eh sì, il tatuaggio sicuro. Sam non l'avrebbe tradito, secondo le sue bugie. Strano a dirsi, ma mi è sembrato proprio che fosse sincero. Ascolta, scusami se non ti ho detto tutto subito. Ti considero ancora un amico.
Sam non ha detto niente, io me ne sono andato. Però mentre stavo uscendo dall'università, un mio compagno si è avvicinato a me. Aia. Mi sono ricordato il suo nome. Si chiamava Will. Si era fatto Will. Fare l'autografo da Kelly durante l'incontro con i fan. Era quello con l'apparecchio. Quello con l'apparecchio, sì. Voleva parlarmi. Ci Eccolo. Siamo allontanati dalla porta principale e lui mi ha fatto una confessione. Quanto pare quelle minacce provenivano da lui. Ma come? Ci ha confessato? Così? Will... No, mi dissocio. Cosa? Mi dissocio. Quanto pare quelle minacce provenivano da lui. Che bastardo. Ma che cazzo? Io non credo, cioè, nel senso, sono d'accordo, ma non si potrebbe. Ha detto che se non l'avessi pagato avrebbe detto a tutti la verità su di me. Maledetto. Non avevo scelta, quindi ho preso il portafoglio, gli ho dato la cifra richiesta. Come hai fatto a scoprirmi? Il tatuaggio, vecchio, lo devi coprire. Ho visto il tuo tatuaggio quando ti sei tolto la giacca. Tu sei l'unico ad avere un tatuaggio simile. Mi ricordo che avevi detto che lo hai disegnato tu. Dannazione, ero stato un vero idiota. Sì, ma invece di continuare a dargli i soldi, piuttosto trovo un modo di dire la verità. Cioè, esatto. Non che devi mantenere sto stupido. Will ha preso il denaro e se ne è andato. Ho sperato che quella faccenda si fosse conclusa lì. Che ingenuo, invece... Will ha iniziato a chiedermi i soldi con una certa frequenza. Mamma. Un giorno mi sono stancato e gli ho detto che non avevo intenzione di dargli altro. Dopodiché Bravo. Will ha iniziato a provocarmi e a dire ad alta voce che stavo facendo una cosa indecente. Proprio mentre c'erano degli studenti nei paraggi. Ho dovuto pagare di nuovo il suo silenzio. Le cose non potevano continuare in quel modo. Ero così nervoso che non sono riuscito a dormire bene. Ero visibilmente stressato e... Madonna, che occhiaie, zio. Avevo le occhiaie. Madonna, c'è le borse di compagni che i miei follower. Un giorno, prima di una lezione, Sam si è seduto accanto a me. Non me lo aspettavo affatto. Credevo che non volesse più parlare con me. E invece... Ha un aspetto terribile. È successo qualcosa. Ho parlato a Sam dei miei problemi e lui mi ha offerto il suo supporto. Però lo va a scassare di botte a quella. Da quel momento in poi abbiamo ricominciato a essere amici. Abbiamo pensato a un modo per uscire da quella situazione, ma non ci è venuto in mente nulla. In università tutti mi prendevano in giro, David e i suoi amici mi davano fastidio. Ero terrorizzato al pensiero di ciò che sarebbe potuto accadere se avessero scoperto il mio Madonna. Segreto. Ma in realtà tecnicamente potresti vendicarti dicendogli: tu mi stai prendendo in giro, ma in realtà tipo sei innamorato di me, non lo L'unica sai. L'unica cosa che mi risollevava il morale era il supporto dei miei follower. Sì, peccato che hai aggiunto trucco in più con le Il mio fan borse. Misterioso era molto attivo. Dopo ogni diretta mi inviava dei messaggi pieni di complimenti e degli sticker molto dolci. Beh, dai. Un giorno almeno. David ha ricominciato a prendermi in giro. Mi sono arrabbiato tantissimo e ho preso un pugno. Perso la pazienza. Durante le lezioni sono rimasto seduto a stento e poi ho deciso di occuparmi di lui. Durante la pausa l'ho trovato in corridoio. David era seduto sul davanzale della finestra e stava guardando qualcosa sul telefono. Mi sono avvicinato e volevo colpirlo. Poi per Ma come colpirlo? Ho guardato oltre la sua spalla. Non crederete mai a Non ci credo, era lui il fan misterioso, lo sapevo, lo sapevo. Ho visto sul suo telefono. David stava guardando dei video su YouTube. Quando ho visto il suo nome utente e la foto profilo, sono rimasto Era lui. Sto scioccato. David mi aveva confessato il suo amore, o meglio, lo aveva confessato a Kelly. Non ci credo. Oh mio Dio. Poi mi è venuta un'idea. Non ho parlato a David e in silenzio, senza farmi notare, mi sono allontanato. Quella sera Will mi ha chiamato e mi ha chiesto un MacBook. Gli ho detto di aspettare. Subito dopo la nostra conversazione. Un MacBook, ma costa tipo 3.000 euro. Ho inviato un messaggio a David dal profilo di Kelly e gli ho chiesto di uscire. Sì, avete capito bene. Naturalmente David ha accettato e mi ha inviato una sfilza di cuori. Il giorno seguente ci siamo Non ci credo. Visti in un parco. Eravamo le uniche persone presenti. Abbiamo Oddio, ora sai cosa, vedi che cosa succede, te lo dico io. Adesso vai. Lui dice a David che quel tizio tipo le rompe le scatole e quello lo va a massacrare, tipo passeggiato, chiacchierato e David ha fatto per di tutto per piacermi. Probabile. Fate a immaginare. Mi ha persino regalato dei fiori. Mi ha detto che guardava le mie dirette da tempo. David non lo aveva detto a nessuno perché non voleva rovinare la sua reputazione da duro. Madonna, cioè... Oh mio Dio. Ho ottenuto ciò che volevo. David ha detto che mi amava. Era tutto troppo ridicolo. Oddio, lo stava riprendendo. Ho preso di nascosto il telefono e ho filmato la sua confessione. Poi mi sono tolto di colpo la parrucca e sono scoppiato a ridere. Sono io, Kevin. Non mi avevi riconosciuto. Avreste dovuto vedere la sua faccia. David era sconvolto. Mio Dio. Mi sono goduto il momento e ho promesso che avrei detto a tutti della sua cotta per Kelly. È la tua parola contro la mia. Non ti crederà nessuno. Sì, peccato che ha ripreso tutto, caro. E gli ho mostrato il video. Ha provato a prendere il mio telefono per cancellarlo, ma io l'avevo già copiato su iCloud. David ha stretto i denti dalla rabbia. Mi ha chiesto che cosa volessi in cambio del mio silenzio. Le mazzate a quello stupido di Will. Era proprio quello che aspettavo.
In università c'è un ragazzo che si chiama Will. Mi dà fastidio e mi minaccia. Fai in modo che mi lasci in pace e nessuno vedrà mai il video. Bravo. Avevo in pugno la reputazione di Kevin. Tutti lo rispettavano e lo temevano. Ero certo che Will gli avrebbe dato retta. E sapete una cosa? Il mio piano ha funzionato. Ah, ok, quindi ha risolto praticamente facendo... David è stato costretto a minacciare Will. Non so che cosa gli abbia detto, ma da quel momento Will si è tenuto alla larga da me. Anche David ha retto il gioco riguardo alla storia dell'eredità. E alla fine mi hanno lasciato tutti in pace. Okay. Ora Sam è l'unico che sa il mio segreto. Siamo rimasti uniti nella buona e nella cattiva sorte e ci siamo avvicinati ancora di più. Io sto ancora guadagnando tantissimo. Cerco di non spendere troppo perché non voglio... Bravo, risparmia. Che le persone mi invidino. Kelly è la youtuber più famosa di tutti. Davvero? Spero che un giorno avrò il coraggio di rivelare il mio segreto e che i miei fan mi supporteranno. Cioè, quindi non l'ha detto? Sono preoccupato, soprattutto per i miei genitori. Credete che mi accetteranno? Dopotutto, ognuno ha il diritto di essere se stesso. Ma stai in una marea di soldi, cioè come dovrebbero non accettarti? Io sono d'accordo, ognuno ha il diritto di essere se stesso e nessuno, secondo me, ti può giudicare. Questo video ci ha dato anche un bel insegnamento. Comunque, ragazzi, ringrazio Angio per aver partecipato al video. Mi raccomando, iscrivetevi al suo nuovo canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!